una giornata meravigliosa, campo devo dire in ottime condizioni, quindi la parola d'ordine è stata divertimento, ce la siamo proprio goduta, per questo forse è venuto fuori un buon risultato. È stato doppiamente piacevole, sia aver giocato bene con lei perché abbiamo giocato in serenità e piacevolmente, giocando veramente bene a ogni buca potevamo fare birdie e infatti ne abbiamo fatti 11 che sono tanti. E poi anche la soddisfazione di aver vinto questa bellissima gara. Il tandem Isabella e Rolando Antonelli, padre e figlia, ha vinto la terza edizione della Flexor Golf Cup, trionfando sugli oltre 90 giocatori che si sono sfidati sul green del Golf Club Perugia nella gara di 18 buche stable for Louisiana coppie. Siamo felici oggi sia della bella giornata e della grandissima partecipazione dei concorrenti. Noi siamo per il terzo anno, come diceva lei, presenti in questa manifestazione, pensiamo anche di essere presenti negli anni a venire. Con l'occasione ringrazio sia il Golf Club Perugia che i partner Assicurazioni Generali di Via Sette Valli. I pazienti di Flexor hanno da noi la possibilità di usufruire di un trattamento particolare in quanto mandati da loro hanno diritto ad una scontistica nelle polizze di cui necessitano e i nostri clienti a loro volta hanno una scontistica da Flexor per i vari servizi di cui possono necessitare. Ricco il montepremi messo in palio per un valore di 2.500 euro in buoni e sconti sui servizi offerti da Generali, appunto Flexor Lab e Flexor Lab Performance, i cui fisioterapisti e massaggiatori si sono messi a disposizione dei partecipanti per prepararli alla gara e per ogni consulenza. Lo scopo nostro, anche mettendo come montepremi abbonamenti in palestra o sedute gratuite, è quello proprio di sensibilizzare i golfisti a una preparazione prima di intraprendere questo sport o comunque anche in un pre-gara di fare un riscaldamento adeguato proprio per il gesto specifico che poi vanno a svolgere durante questa attività. Tutto è nato dalla passione del nostro direttore sanitario, il dottor Massimo Bianchi, che 3 anni fa ha deciso di voler fare questo evento e ad oggi è la terza edizione, quindi siamo molto orgogliosi e dopo si è abbinato il concetto di poter dare la possibilità ai golfisti del comprensorio perugino di poter lavorare sulla prevenzione. E infatti questo è stato importante per poter lavorare durante l'anno anche in preparazione a questo evento. Tra i premiati anche Augusto De Megni, che ha vinto il driving contest per il colpo iniziale più lungo. Una giornata pazzesca, una giornata d'ottobre che non ci aspettavamo, quindi sole, tantissimi partecipanti, tantissima gente che si è fermata per onorare lo sponsor che ha organizzato una gara veramente bella, per cui c'erano tutti i presupposti affinché fosse una giornata come quella che è venuta, meravigliosa.